Filippo e saluto e ringrazio voi per l'invito, mi scuso con il ragazzo, il professor Perubino per il ritardo, ma in parte mi sono mosso io con ritardo perché c'è un consiglio di ministri che si è dovuto iniziare alle 12.30 ma sta iniziando più tardi, uno dei temi che viene affrontato oggi, e speriamo che con esito positivo, è anche la emanazione di un decreto legge che in qualche modo tratta l'argomento della tecnologia, sia in termini di protezione degli asset cibernetici che in generale degli interessi nazionali. Quindi ci sono state un po' di riunioni che hanno tardato la tabella di marcia e più il fattore traffico con pioggia diciamo così, ha fatto la differenza. Quindi mi scuso sinceramente. Sì, io nel 2004 ho fondato un'iniziativa editoriale che si chiama Formica, che naturalmente è nata nella sua dimensione cartacea, che prosegue e poi ha determinato inevitabilmente anche un quotidiano che invece vive online, che si chiama formiche.net, che molto spesso prova a trattare questi argomenti. Per un tempo abbiamo avuto un bravissimo collaboratore che se ne occupava, poi ha scelto di essere più presente anche su altri fronti, quindi abbiamo perso un po' questa competenza e speriamo di recuperare. Naturalmente questa attività editoriale rappresenta una testimonianza, spero positiva, ma che non è in grado di per sé di rispondere alla tua domanda, a cui invece proverò ad offrire qualche considerazione. Segnalo solo fra parentesi, a proposito del tema carta stampata, che Jeff Bezos, il celebre fondatore di Amazon e quindi una delle persone più influenti e probabilmente con Amazon anche di più di Google nel prossimo immediato futuro, ha scelto di acquistare il Washington Post, che continua ad essere stampato ogni giorno. Quindi questo è un business case che non sempre viene ricordato e sottolineato, ma che invece secondo me la dice lunga sul fatto che non è detto che poi quello che c'era deve essere necessariamente soppiantato dalla dimensione digitale, anche se chiaramente non si può più distinguere fra un singolo mezzo, essendo tutto ormai connesso. Io non so se noi abbiamo una reale democratizzazione dell'informazione. Io su questo tendo ad avere un'idea leggermente diversa. E perdonatemi se faccio indirettamente anche un riferimento al dibattito politico di questi mesi, di questi anni. In Italia, ma vale per gli Stati Uniti e vale nei paesi in cui comunque c'è la democrazia informativa, e questo è un punto di clivaggio a livello dei colleghi di scienze politiche molto rilevante. Noi siamo tutti quanti sommersi da una quantità enorme di informazioni. È vero, noi andiamo su Google e digitiamo Seconda Guerra Mondiale, perché dobbiamo fare una ricerca per l'università, l'esame di storia, e abbiamo la pagina di Wikipedia e abbiamo una serie di link a quelli che sono i siti che sono meglio indicizzati. E questo può essere chiaramente una forma di supporto importante. Naturalmente, qual è la differenza? Che lo studente capace utilizzerà questi strumenti e magari sarà in grado di selezionare i link migliori, distinguendoli da quelli meno scientificamente validi, e li aggiungerà ad altre letture che siano digitali o cartacee, secondo me rileva poco. Tutti gli altri si baseranno sui primi 10 risultati della ricerca e quindi probabilmente faranno un lavoro che è estremamente standardizzato, e quindi dal punto di vista poi del risultato non esprimeranno un valore. E quindi che cosa è fondamentale? È fondamentale avere una bussola che
ti consente, dal punto di vista del percorso educativo, di riconoscere le fonti e riuscire a utilizzare tutta la disponibilità che oggi effettivamente abbiamo in maniera intelligente e quindi con la possibilità di determinare un valore. Tanto più in un contesto in cui la macchina ha, come dire, una presenza nelle nostre vite molto maggiore. Cioè, se io ho un sistema di intelligenza artificiale che mi fa la ricerca sulla Seconda Guerra Mondiale in maniera eccellente, perché devo aver bisogno di uno studio da parte di un ricercatore? Guardate, ho detto Seconda Guerra Mondiale, evidentemente io. Prima ancora ho fatto una riunione su questo tema perché sto facendo un libro di un giornalista americano che dobbiamo presentare a Roma, ma questo naturalmente vale per tutto. E qui parliamo dello studio. Voi pensate a, non so se avete fratelli, sorelle, nipoti più giovani di voi, questo loro essere completamente immersi nella infosfera li rende più svegli, più preparati o un po' più distratti? Io credo che sia facile che sia la seconda opzione. Quelli che ne traggono un vero beneficio sono una parte minoritaria e quelli che poi magari riusciranno ad ottenere più facilmente dei risultati. Secondo tema, il fatto di avere tutte queste informazioni ci fa essere poi comunque effettivamente più bravi nella competenza e quindi nell'esperienza e quindi nel dover affrontare le diverse sfide che il mercato del lavoro ci porrà di qui ai prossimi anni? Non è detto. Perché aziende come Google non stanno selezionando soltanto dei bravi coders, ma sono alla ricerca disperata di filosofi, di fisici, di matematici, di laureati in lettere? Perché sta emergendo persino nella Silicon Valley la consapevolezza della importanza della cultura, l'importanza cioè della capacità di attribuire all'innovazione tecnologica dei contenuti e dei valori. Questo, diciamo così, al di là poi delle necessità tecnico-tecnologiche sulla semantica, per esempio. E in ogni caso, io cerco di spiegarlo a mia figlia, che, diciamo così, andando col telefonino su internet molto bene, e magari riuscendo a utilizzare questi strumenti meglio dei suoi genitori, pensa di essere, tra virgolette, un esperto di tecnologia, mentre il coding è una roba molto diversa. Quindi, diciamo, di spiegare ai nativi digitali di essere nati in un periodo in cui il dito ha una funzione diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato è una condizione, diciamo così, necessaria e ormai fisiologica, ma non è sufficiente, perché poi riuscire anche a fare coding richiede qualità e competenze nella matematica che a loro volta richiedono un grande studio, cosa per la quale almeno mia figlia non è molto portata. Quindi, perdonate la divagazione, ma per dire che quello che può sembrare un'autostrada che ci fa arrivare al punto di arrivo più facilmente, in realtà rappresenta una strada molto più impervia, con un numero maggiore di curve rispetto alle strade che abbiamo battuto ciascuno di noi nel passato più o meno recente. Poi c'è un secondo aspetto che ha a che fare con la democratizzazione. Ci arriviamo. Ci vuoi arrivare dopo? Sì, ci arrivo dopo perché forse ti ho capito, insomma. No, perché ci sono che un tema davvero importante e anche il fattore geopolitico che invece io vorrei condividere con voi, perché effettivamente è una cenerentola nel dibattito pubblico che tende invece a mettere sullo stesso piano cose che sono, dal mio punto di vista, completamente diverse. Però, insomma, essendo un argomento molto vasto, dico, se tu vuoi, prima avevo iniziato rispondendo e declinando sul tema studio, naturalmente
se noi guardiamo l'accesso alle informazioni, noi dovremmo avere oggi i giovani, in generale la popolazione anche adulta, molto più consapevole del dibattito politico, per esempio, perché nel nostro navigare in rete e soprattutto sui social ci imbattiamo molto spesso in letture o di commenti o di notizie vere e proprie, indipendentemente che siano fake o meno, fermo restando che è molto difficile, soprattutto per chi non ha studiato bene la seconda guerra mondiale, riconoscere la notizia fake o meno. Allora, noi oggi però vediamo che la qualità della consapevolezza dei cittadini, giovani e meno, che però sono molto esposti ai social media e in generale alla funzione di contenuti digitali, è una qualità molto peggiore rispetto a 10 anni fa, tant'è che su molti temi di attualità, alla domanda cosa avete capito di questo fenomeno, molti rispondono ovviamente in assoluta buona fede, fornendo una descrizione dei numeri, una rappresentazione che non è assolutamente corrispondente alla realtà effettiva. Quindi questo cosa vuol dire? Anche qui, se non si è data una bussola ai cittadini, ovviamente quelli più giovani sono ancora più esposti, il rischio di perdersi è facilissimo ed è un rischio che noi osserviamo quotidianamente. La disinformazione online è una realtà che non è soltanto promossa dalle formazioni politiche che sono più interessate a veicolare un contenuto che può essere più favorevole alla propria visione della società. Esistono anche soggetti esterni, anche stranieri, che sono interessati a orientare l'opinione pubblica da una parte piuttosto che dall'altra. Ed è un'attività molto molto sofisticata, alla quale si può far da conto innalzando barriere in termini di intelligence, di law enforcement, andando a chiudere i siti di propaganda, andando a smontare le reti degli operatori della disinformazione, ma resta comunque la debolezza del fruitore. E allora, quando noi parliamo di umanesimo, quando parliamo del rapporto tra mondo digitale e uomo, parliamo esattamente di questo, della capacità cioè di poter costruire gli strumenti che consentano a ciascuno di noi di non finire inghiottiti nella rete, di poter utilizzare tutto quello che è di positivo che può venire dalla presenza di Alexa o Siri nelle nostre vite. Non è un passaggio facilissimo. D'altra parte, noi stiamo vivendo un periodo storico in cui l'innovazione è così veloce che il legislatore nazionale, europeo, globale fa fatica a svolgere il proprio mestiere, perché non ce la si fa a comprendere quello che sta accadendo e quindi neanche ad immaginare qual è lo step successivo. Però io credo che oggi non possa esserci nessuno che abbia passione politica o per le scienze politiche declinate poi sui temi economici, giuridici, eccetera, che non possa avere come propria priorità quella di immaginare quali policy mettere in campo per, come dire, separare il bimbo dall'acqua sporca rispetto a questo processo di innovazione tecnologica che stiamo vivendo. Tutto questo, e qui vengo al punto, così poi concludo e mi fa piacere ascoltare questo bambino, tutto questo noi lo viviamo in Occidente, in Italia, in Europa, appunto in una parte del pianeta che non è così grande, che però
consente di avere un qualcosa che noi diamo per scontato, che si chiama libertà. La libertà che noi abbiamo, indipendentemente dalla nostra capacità di farne buon uso, non è la regola dappertutto. Nella maggior parte dei paesi uno non può scegliere esattamente quali siti visitare e quali no. Ci sono delle restrizioni, ci sono, diciamo così, c'è un controllo molto attento. Il nostro concetto di privacy appartiene quasi a diritto sacrosanto. In Cina non è così. È vero che nel nostro paese si è più esposti al rischio di intercettazioni, però, diciamo così, è un'eccezione per fortuna nel mondo occidentale, però noi avremo anche nella nostra Costituzione scritto di converso che la riservatezza delle nostre comunicazioni private sono un diritto inviolabile, salvo appunto in casi in cui la legge prevede l'esercizio di misure di sorveglianza diverse. Altrove, appunto, io cito la Cina come esempio più clamoroso, tutto questo non esiste. Se in Cina voi andate e scaricate l'equivalente di WhatsApp in Cina, che è WeChat, e per caso scrivete anche soltanto come battuta una cosa sconveniente sul presidente Xi Jinping, non vi restano molte ore prima di essere interrogati dalla polizia, e se siete stranieri sono interrogati. Tutto questo può sembrare un po' un'esagerazione, ma in realtà è vero, e diciamo così, la realtà che noi vediamo dall'altra parte del mondo è molto, diciamo così, superiore alla nostra fantasia. Questo peraltro consente a questi paesi, includo in questi, tra questi anche l'Iran, di cui non si parla molto da questo punto di vista, consente a questi paesi di poter accedere molto più facilmente di noi a tutti i dati che loro hanno a disposizione. Quanti più dati si riescono a collezionare, quanto più i processi di intelligenza artificiale sono rapidi ed efficaci. Per cui noi ci troviamo nella condizione paradossale di rischiare di perdere la guerra tecnologica più importante del tempo presente, perché rispettiamo i diritti delle persone, che rischiamo di perdere perché gli altri invece no. Ancora oggi pomeriggio c'è stata una dichiarazione dei ministri francese e tedesco, che hanno detto: noi vogliamo realizzare un'infrastruttura dei dati che sia autonoma e indipendente, perché vogliamo essere, diciamo, soggetti terzi rispetto a Cina e Stati Uniti. E a me è capitato di sentire, ma probabilmente anche a voi, importanti leader politici, anche italiani, peraltro molto bravi, molto seri, che tendono a dire: noi dobbiamo lavorare per un'Europa che sia un soggetto equidistante, e tendono a dire: sì, è vero, quelli di Huawei, che è il colosso delle TLC cinesi, su cui, diciamo, ci sono molte riserve in termini di sicurezza nazionale che vengono dagli Stati Uniti. È vero che c'è Huawei che va contenuta, ma noi dobbiamo anche contenere lo strapotere di Google, di Facebook, eccetera. Ecco, questo che vi sto dicendo, questa lettura per cui Stati Uniti e Cina pari sono, l'Europa deve ergersi come gigante buono, è, come dire, un paradigma. Intanto che si basa su un'idea di Europa molto distante da quello che è giusto o sbagliato che sia, e che comunque parte da un presupposto secondo me sbagliato, cioè che per quanto la Cina sia un grande paese con mille virtù e anche qualche ricchezza, molto meno di quello che noi pensiamo, guardando i numeri reali, secondo me la differenza, la linea di faglia tra chi vive in democrazia e garantisce la libertà e chi invece, diciamo così, opera in un regime in cui il termine libertà non è preso neanche lontanamente in considerazione. Ecco, questa linea di faglia
secondo me è utile che l'abbiamo presente, perché tutto quello che appunto dopo la seconda guerra mondiale è stato ad oggi rappresenta un patrimonio di civiltà che è costato molte vittime, è costato tanti decenni di impegno, e diciamo, buttarlo alle ortiche non credo sia un qualcosa di utile. Quindi quando sentite parlare di 5G, la mia speranza è che voi utilizziate quel pensiero critico che ha fatto la fortuna di tanti, che poi hanno inventato anche qualcosa di nuovo in ambito tecnologico, e invece di seguire un mainstream che tende ad una omologazione che poi, diciamo così, non favorisce, ripeto, né la competenza e né l'esperienza. Per questo mi sembra che qualche buona lettura di Sant'Agostino possa rivelarsi utili anche oggi ai tempi di Google. Complementare quello che diceva il professor Gambino, ma per provare a dare una sintesi con un'immagine ulteriore. Il tema, se noi vogliamo immaginare per il nostro futuro, anche qui dalla parte considerata, come dire, buona della barricata, un futuro guida autonoma, o se vogliamo tenere comunque noi le nostre mani sul nostro volante, quindi se vogliamo fare grandi errori o grandi cose positive che possono terminare un esito diverso da quello che altrimenti potrebbe essere predestinato. Qui la differenza è data dal fattore umano. Il fattore umano, perché non sia a guida autonoma, ha bisogno della conoscenza. La conoscenza oggi ha delle opportunità importanti, mai viste prima, ma non può andare a guida autonoma. La guida autonoma va bene se vogliamo fare un percorso lineare dal punto A al punto B, e se ci sono le condizioni infrastrutturali corrette, obiettivamente è comodo che invece di guidare magari la notte che si stanchi o si è bevuto qualcosa, la macchina ti accompagna dal punto A al punto B. Ma diversamente è fondamentale che, diciamo così, la scelta del percorso e la via per raggiungere la nostra destinazione resti nella nostra capacità. Questa capacità dobbiamo conquistarla, però non è data per scontato, e le possibilità paradossalmente delle informazioni che ci fanno andare fuori strada sono quantomeno pari a quelle che ci possono consentire di andare nella direzione giusta. E quindi, come dire, la sfida che abbiamo tutti noi davanti è fondamentale. Quindi voi che avete il privilegio di frequentare un'istituzione quale quella universitaria, farne davvero tesoro, perché la capacità di essere classe dirigente e non essere degli automi è una possibilità che non va persa e anzi valorizzata, anche in questi tempi. Scusate, grazie.